Stiamo anche parlando del fatto che un ministro degli interni di questo paese, il ministro Amato, un anno e mezzo fa o due anni fa denuncia pubblicamente che ci sono dei giornalisti che hanno le chiavi di accesso nei computer dei pubblici ministeri e per cui atti segretati diventano di opinione pubblica. È mai successo qualcosa rispetto a questa denuncia? C'è mai stato un giornalista o un pubblico ministero che è stato accusato, condannato per questo abuso? Stiamo parlando del fatto che nessuno impedisce che lei sta dicendo in falso. Può anche ascoltare ogni tanto, gli fa bene ascoltare, lei non solo quello che pensa lui. Ho ascoltato e lei allora, ha detto siccome in falso. Sono appena arrivato, ascolta, gli lei fa bene anche una delle tante cose false stiamo che ha detto. Concludo, poi lei mi No, lei ha detto mi scusi, il falso. Dottore, lei mi ascolti, poi se dice che ha detto il falso, me lo dirà, tanto lei ha tutti i modi per poterlo dire. Sto dicendo che stiamo parlando appunto del fatto che non è che le indagini si debbano fermare, ma ci mancherebbe altro, ma che l'abuso di uno strumento, qualunque esso sia, è sempre un errore. Facciamo così, lo riprendiamo, è sempre un male. Ma subito dopo la pubblicità con Giordano, con Daniele Travaglio e tutti gli altri. Forse subito perché la password ce l'aveva Travaglio, si arrabbia perché la password dei pubblici ministeri ce l'aveva Travaglio. Si vergogni! No, si vergogni, falsario, bugiardo, si vergogni. L'ho colta in fallo. Si vergogni. La vedo molto agitata. Si vergogni. Vuol dire che l'ho colta in fallo. Lei si trincera dietro l'immunità parlamentare, se no verrebbe querelato per quello che ha appena detto. Ma guardi come l'ho colta finalmente. No, perché lei ha l'immunità parlamentare. Ma nell'ultimo periodo è molto nervoso lei, Travaglio. È molto nervoso nell'ultimo periodo. No, però non possiamo dire che... sono molto nervoso per lei, state impedendoci di lavorare. Non mi sembra di aver detto cose da querela, no? Se lui mi vuole contestare. Non possiamo dire. Sì, no, lei no. Ha detto che io ho la password delle procure. No, lei si sta agitando perché la password ha una password. Ce l'avrà lei e i suoi io amici. Credo di no. Ma se lei si agita così, si forse l'ho beccata in fallo, vabbè, perché lei ha fatto la sua fortuna. Si vergogni di quello che sta dicendo, si vergogni di quello, lei è un falsario. Cerchiamo del complimento, io non mi agito, lei sì. Ma immagina se uno può entrare in uno studio televisivo e dire la prima cazzata che gli viene in mente e poi solo perché uno si arrabbia e dire che allora è vero. Ma si vergogni di quello che sta dicendo. Scusate, c'è da vergognarsi di aver mandato in Parlamento gente come lei. Stiamo parlando di una cosa molto delicata. Lei ha detto una cosa gravissima e falsa e adesso la sfido a dimostrarla. Prego. Tiri fuori le prove di quello che dice. Beh, lei ha letto l'intervista del ministro Amato, sì? Se lo ricorda? Ho letto anche la risposta del prefetto. A differenza sua, ho letto anche la risposta del prefetto di Potenza che diceva che era stato un colossale equivoco. Lei non sa di quello che sta parlando. Questa è la tragedia. Ma come? Lei sta dicendo balle. Lei... Si riferisce tra l'altro a una cosa che riguarda Potenza dove io non ho mai messo piede. Questo è un aspetto che si possa anche contestare, sì, ci mancherebbe altro. Questo è un aspetto sul quale dobbiamo riflettere. Lei doveva richiamare, io non è che vengo qui. No, io l'ho richiamata solo perché lei ha fatto. Non posso esprimere le mie idee e per il signor Travaglio il fatto che io esprima delle idee che sono contro le sue dico cazzate, mi perdoni. Però perché altrimenti quando lei dice che io la password dei pubblici ministeri non è una sua idea, è un fatto determinato che lei ha attribuito a me e che deve dimostrare oppure ritirare. Ha detto delle cose interessanti. Travaglio, è vero, ce ne va della sua professionalità nonché onorabilità. Lei non è che può dire che Travaglio usa le chiavi della procura, ma ci mancherebbe altro, ecco, si agita perché forse anche lei ce le aveva. O passo una lei domanda. L'ha appena non detto. Mi sono se lo ha percepito come un'affermazione. Quindi lo mi smentisco. Ma l'ho percepito non perché lei l'ha si agiti. Perché se lei si agita troppo fa pensare che, ma io ci mancherebbe altro che posso immaginare. Io mi agito pubblicità e poi Colanino Giordano e tutti gli altri. Ripeto, abbiamo la fortuna di avere il dottor Roia, per cui vorrei chiarire, anche perché almeno la gente capisce. Quindi le intercettazioni restano, ma solo per l'ipotesi dei reati maggiori, per cui l'omicidio, la mafia, la criminalità organizzata, il terrorismo, i fatti di particolare pericolosità sociale, e si sono aggiunte la corruzione e le molestie reiterate contro le donne e i minori. Sono aggiunte quindi, perché ve l'avete dimenticato. Ma scusi, ma un testo politico arriva in un ambiente e viene ovviamente arricchito. Questo non è un decreto legge, questo è un disegno di legge, vuol dire che con ogni probabilità, cioè, me lo vuol auguro, dire che inizialmente uscirà. Qualcuno si era dimenticato di scrivere corruzione e quant'altro. E vorrei, no, non è così. Questo pregiudizio. Non no, è così. Chiedo, faccio solo e vorrei concludere con una citazione che piacerà tantissimo a Giordano.
Allora, è Giuliano Vassalli, Giordano. Devo dire che a me Giordano manca tantissimo perché eravamo insieme in vigilanza Rai, abbiamo fatto grandi battaglie, io stimo molto, nonostante tra noi ci sia un baratro ideologico, ovviamente, però, insomma. Comunque, Giuliano Vassalli ha detto: non è vero che i magistrati non possano più indagare senza intercettazioni. Questo è bene che la gente lo capisca a casa. La verità è che hanno perso fiducia, e lo dice il padre del codice penale, lo dice un ex ministro, non lo dice il primo cittadino che passa per la strada. Penale. Hanno perso fiducia nei sistemi di investigazione procedura tradizionali. Penale. È molto comodo intercettare tutti, ascoltando anche cose private che non riguardano le indagini. Allora, se su tutto questo vogliamo discutere serenamente, pacatamente e senza l'ironia francamente supponente, saccente, fuori posto di Travaglio, che io vedo ridacchiare, perché lui è il più bravo, il più preparato, è il padre del codice di procedura, faccia dire qualche, scusi, uso un suo termine, faccia dire qualche cazzata anche a noi, però se vogliamo discutere... È dall'inizio che state procedendo, questo. Quindi non c'è bisogno. Non capisco perché c'è questo livello nei confronti di Travaglio. Ma io non ho proprio niente nei confronti di Travaglio. Non ho sentito. Ha detto che è dall'inizio. No, dico, si figuri se voglio impedirle di dire cazzate, ci riesce così bene, vada avanti. Facevo notare che Vassalli ha scritto il codice di procedura, non il codice penale. Lei è veramente inaggettivabile. Se poi penso che lei è diventato quello che è, grazie al servizio pubblico, e quindi anche al canone che io pago, il padre del codice penale si chiama Alfredo Rocco. Studi, studiare. Lo dica Pansa, legga qualche libro. Forse abbiamo un'altra notizia. Il senatore Butti legga qualche libro. Abbiamo un'altra notizia. Perché il senatore Butti, il senatore Butti dice: grazie a lei Travaglio va in televisione. Non ho capito. Cos'è che ha detto? No, ho detto che lui è diventato questo personaggio che è diventato. Grazie a Butti. Grazie, ho detto questo. No, grazie. Al servizio pubblico. E quindi alla RAI, e quindi a un canone che paghiamo tutti quanti. Solo questo mi fa inorridire, perché lui diventa ricco, vende i libri, ormai diventa guest star grazie al canone dice, RAI. Forse insomma. Dice anche delle cose. Non è la censura. Non è no, io non sarò mai forse maleducato come funziona. Lui, e quindi non dirò mai che dice delle cazzate. Scusa Parenzo, posso parlare anch'io oppure continuo con gli insulti senza che io possa replicare? Ma chi è che l'ha insultata? Prego, ma non scaldatevi così. Dunque, l'insulto è che io vendo i libri grazie al servizio pubblico. Io vendo i libri perché la gente li compra. Scriva dei libri e vediamo se la gente compra i suoi. Il problema è che lei è convinto che il codice penale l'ha scritto Giuliano Vassalli mentre l'ha scritto Alfredo Rocco. Questa è la tragedia. Quindi non solo non li scrive, ma non li legge neanche. Lei è proprio veramente un mistificatore. Butti e Lupi, non siamo alla RAI. Il codice penale è del 1930. Allora, si senta al verbo che ho utilizzato. Permette che quantomeno possa conoscere un po' meglio di lei quello che è accaduto nel famoso ventennio. Lo butto come ovviamente una battuta ironica, dottor Travaglio. Appunto, è preoccupante. Ma non dica eresie, Travaglio. Butti e Lupi, un istante. Il codice penale è del 1930. Ascolti i verbi che ho utilizzato. Volevo risentire Travaglio per ridare la parola di nuovo. Codice penale è il verbo di Travaglio. Non è il verbo di Travaglio. No, ascoltiamo con interesse. Chi guarda la nostra trasmissione non, diciamo così, non paga il canone e quindi ha diritto, se per seguire il vostro ragionamento, ha diritto di sentire quello che vuole raccontarci. Molti mi chiedono che cosa dobbiamo fare, che cosa possiamo fare. Informarci. Quando uno si informa è molto più difficile prenderlo per il culo.